l'impressione che stiamo lavorando nella giusta direzione, perché c'è sistema, lo stiamo cercando di fare nel nostro piccolo, diciamo, Malpensa sul carro con tutte le organizzazioni, e si sta lavorando molto bene sia sul tema della digitalizzazione, che è vero, se ne parla da tanto tempo, abbiamo un programma importante, però mi sembra che stiamo incominciando a portare a casa alcuni importanti risultati, e quindi questo è un anno sicuramente decisivo su quel fronte. E a livello infrastrutturale ci stiamo comunque muovendo. È stato citato all'inizio la necessità di avere un parcheggio sicuro per i camion. Questo è un progetto che sicuramente portiamo a casa, e tanto su questo progetto è stato scelto di un percorso che esterno al master plan, quindi su questo non c'è discussione, e c'è un progetto che di fatto è esecutivo, che verrà realizzato sicuramente entro la fine del 24, quindi tra poco più di un anno. Questo è una struttura molto interessante, molto di grande supporto per l'attività operativa del cargo di Malpensa, 150 posti camion nell'area proprio del cargo, attrezzati, sicuri, protetti, con aree anche di servizio per gli autisti. Quindi questo pensiamo che sia un contributo importante per migliorare l'aspetto operativo. Poi abbiamo lanciato un bando per un nuovo magazzino di prima linea, circa 7.000 metri quadri, che verrà assegnato intorno all'estate, pensiamo, insomma, alla peggio a settembre, comunque ci auguriamo addirittura a luglio. E quindi, diciamo, anche a livello infrastrutturale ci stiamo muovendo diciamo in attesa di avere informazioni più certe sul fronte del master plan, della promozione del master plan.